soffro di vertigini. Avete presente quella sensazione, paura non riuscite a superare, cioè proprio paralizzate davanti a questa cosa? Per me l'altezza dà questo effetto. Fa strano detto da me, che faccio salti in bici, faccio evoluzioni, sono a contatto con l'aria, con le altezze, però raga, io soffro di vertigini. Tutte queste cose ce le ho sempre avute anche da piccolo, ma tuttora ce l'ho quando vado a sciare, quando sono sull'ovetto, sulla seggiovia. La cosa che mi fa più paura sempre è lasciare a fuori, a sbalzo le cose. Tremo un po', sono un po' impaurito. Quindi voglio proprio parlarvi in questo video di questa esperienza che ho avuto, e infatti proprio inizio 2024 ho deciso di andare a fare una ferrata. Per chi non lo sapesse, la ferrata è semplicemente un percorso tra virgolette naturale, con però degli aiuti di ferro, corde, cavi d'acciaio, catene, maniglie. Comunque mi sono fatto convincere ad andare a fare questa ferrata, la galleria di Morcate se non mi sbaglio. Sicuramente per tantissimi che mi seguono è una stupidata. Per farvi capire la paura che ho effettivamente delle altezze, ragazzi, vi faccio vedere questo video che abbiamo registrato a Whistler su un ponte sicurissimo, perché aveva anche corrimani altissimi. Dai Toto, guarda su, ti prego. Facevi il figo con la bicicletta. Fermo, camminare. Prendilo. No, io la vivo veramente come una paura diversa al solito. Mi viene da quasi sdraiarmi per terra, mi mancano le forze. Comunque sta di fatto che mi sono lasciato convincere dal mio amico Yoshi. Allora, imbragati siamo imbragati, come potete vedere stiamo a posto. Mi sento un pochettino costipato. Il nostro amico Yoshi ci ha fornito tutta l'attrezzatura per fare questa ferrata, ed è iniziata così la nostra escursione. Dal furgone praticamente bisogna fare questi circa 30-50 metri. Si entra in questa galleria e io seguivo Ricky. Vabbè, andiamo avanti. Però mi giro e Yoshi è rimasto indietro, mi fa: ma dove state andando? E raga, c'è l'inizio, devi buttarti giù dalla galleria praticamente. Ah, è veramente quello? Ma in che senso? Che cazzo dici? Cioè dobbiamo andare lì? E questo è semplice. Che troia. È questo che mi lascia perplesso di questi sport. Cioè, nel senso, è uno sport di solito arrivi al centro sportivo con l'ingresso, cioè qui arrivi, scavalchi la galleria, c'hai lì il coso per attaccarti, nessuno ti dice: oh, sei capace? Tu vai lì, ti attacchi. Però non è che se ti attacchi sei safe nella ferrata. Cioè sì, sei safe. Raga, io già solo a vedere questo primo ingresso a strapiombo mi dà veramente fastidio. Saremmo stati, boh ragazzi, a meno di 10 metri comunque. Veramente già solo sporgermi in quel modo, raga, io ho dovuto veramente affrontare le mie paure. Ma già così mi dà fastidio, Minchia, ma che paura che fa, raga. Però in questo primo pezzo comunque, se cadevo giù, c'erano boh 5-6 metri all'acqua. Ma perché qua sono ancora, che se salto vabbè vado in acqua. Ma se andiamo più su. Il problema è quando ho visto poi la prima parete, che lì mi sono reso conto: no, una volta che salgo lì non c'è via di ritorno. Dio, se mi cago addosso io. Adesso Toto, prendi il respiro. Questo che arriva è il pezzo, penso, più difficile che c'è. In quel momento proprio, oh, raga, ve lo giuro, a tutti gli effetti mi sentivo debole. La mia voglia era dire: oh, Yoshi, no, torno indietro, perché non volevo farlo. Però dall'altra parte ho detto che vengo a farlo, lo faccio. Perché non mi fido mica della catena? Cioè, ho tipo in mente che la catena non posso toccarla. E tra l'altro io non mi aspettavo fosse così difficile, mi immaginavo che fossero magari dei gradoni da salire, robe del genere. No, cioè parete che vai su arrampicata. Ho iniziato a salire poco alla volta, molto poco alla volta. Poi ho preso coraggio. No, non si può dire che prendevo confidenza assolutamente. Pensa che là è il furgone. E qua c'è Toto. Non guardo giù, guardo solo davanti a me il piolo che arriva dopo e vado avanti. È figo, soprattutto anche a riguardare queste immagini. Dico: cavolo, ma che figata, eravamo sul lago. E io vorrei sapere se queste sensazioni che sto riportando a voi sono sensazioni che chi sa di soffrire di vertigini prova veramente. Che vorrei capire se è vero che è solo una mia paura mentale e devo solo superare questa cosa. A un certo punto, tra l'altro, ero già salito di un po', però la GoPro ha deciso di morire. Sono salito ancora un po', appena ho trovato uno spiazzettino, raga, cazzo di paura avevo a cambiare una batteria della GoPro. E sono delle stupidate. Per quello dico che, secondo me, è una paura importante nel mio caso. Tutte queste cose ce le ho sempre avute anche da piccolo. Però in questo caso sapete qual è la differenza? Che ero lì. Come fai a non guardare giù? A un certo punto mi sono girato e ho detto: fighissimo stare lì. Avevo paura, però dicevo: wow. Cioè, vedi, è tipo, a me da fastidio. Star qui a guardare giù non mi dà così fastidio. Pensare che devo andare lì mi è l'ansia un po'. Se vi piacciono questo genere di video, vi chiedo veramente di supportarlo lasciando un like. Perché, appunto, se vedo che il video piace, magari non è detto che in un futuro riesco a portare altri video di questo genere. Arriviamo a un primo pezzo dove si camminava semplicemente su questo sentiero. Arriviamo a un altro punto dove ci sono dei pioli molto più grossi. Molto breve sarà stato
stata una scalata di 5-6 metri. E per farvi capire, in questo punto qui, che la scalata è bassa, così non mi fa paura. Come se il fatto di essere imbarcato non mi dia totalmente sicurezza. Magari sto dicendo un sacco di stupidate, voi me le potete smentire nei commenti. Comunque eravamo arrivati a metà della nostra scalata. Anche al parco devo dire che non sto male con i piedi per terra, eh. Oh mio Dio, dove cazzo siamo? Anche qua. Adesso dovevamo iniziare la seconda parte. Avevo preso comunque un pochino di confidenza dalla prima. Raga, ve l'ho detto 100 volte, ma non mi dava sicurezza. Sento Tom Cruise che si caga addosso di bestia. A ripensarci adesso dico, cavolo, mi piacerebbe rifarlo, assolutamente. Però quando ero lì non vedevo l'ora che finisse. Catena, posso prendermi in mano? Poi siamo arrivati in cima, ci siamo fatti anche un paio di selfie ed era fighissimo perché comunque sei su un paesaggio bellissimo. Forse la cosa che mi fa più paura in generale è il fatto di essere sulla montagna isolato. Finita la ferrata c'era questa discesa, questa molto più tranquilla. Allora ragazzi, dovete sapere che quando anche sono andato a Rampage, cioè alla fine lì ero veramente un po' intimorito e veramente esposto. E qua dove cazzo mi attacco? Ah, free solo, sono free solo, attenzione. Perché raga, si è esposti lì, non è una cazzata. Non dico che vorrò mai fare il Rampage, ma sicuramente voglio tornare in Utah e voglio tornare proprio in quei posti lì e provare a costruire magari qualche salto, roba del genere. In punti esposti devi prendere confidenza. Quindi ne ho approfittato questa volta per dire, vabbè, andiamo. L'ultimissimo pezzo invece di questa discesa, invece ti dovevi riattaccare con i moschettoni, perché chiaramente era decisamente più esposto e più ripido. Cosa fighissima, sotto esattamente dove passavi passa la galleria, quindi ogni tanto passavano le macchine che ti guardano scendere ed è stato molto figo, anche se in realtà tecnicamente la discesa è veramente più difficile della scalata. Stavamo tornando nella galleria indietro, io ho detto adesso torniamo al furgone, e invece a un certo punto Yoshi mi fa, guarda, c'è un altro cavo qua. Cos'è quella? Questa è un'altra. Ah, la fai? Ah, c'è il furgone là. Figa, ero già così contento di aver finito. Yoshi cosa fa? Non mi tira per farlo. E questo qui è un pezzo che ricollega all'inizio della ferrata che abbiamo fatto prima e fa solo il giro un po' più esposto, ma siamo in basso. E quindi ho detto vabbè dai, proviamolo. Ero anche abbastanza convinto perché tanto eravamo bassi da terra. So che da basso a terra non mi fa così effetto. Bella era il cavo così, eh? E era un pochino più difficile. Col fatto che eravamo vicini all'acqua, boh, mi dava veramente molta più sicurezza la cosa. Sai, il fatto che ritorniamo dove iniziava a salire la ferrata di prima, qua dove si vedono gli uomini, no, galleria lì. E quello stronzo di Yoshi, ragazzi, voleva risalire per fare un secondo giro, continuare e rifarla o andare a casa. Andare a casa, o andare a casa. Ma no, con la luce ho un conto, ma immaginami che devo andare su al buio, già c'ho l'ansia. Io, se c'è qualcun altro che lo fa, devo farlo assolutamente anch'io. Non posso essere da meno. C'è tutto il pezzo in discesa al buio. Non fa mia nonna con la no, non mi convincerai mai. Ricky, te è stata la seconda volta? Ah, per me va fatto. Ma mica, ma mi è buio tra 10 minuti. Ma qua non viene mai buio, là. Palle, devo farlo la seconda volta. Com'è che è andata a finire quindi? Abbiamo cominciato a farlo, te l'avevo fatta tutta più alla fine. Per fortuna a metà comunque ho convinto Yoshi a non andare fino in cima, ma siamo arrivati solo fino a metà. Anche chiaramente siamo tornati al furgone sani e salvi, ragazzi. E per la seconda volta siamo tornati giù. C'è un bel venticello. Da tutta questa vicenda che cosa ho imparato? Ad affrontare le mie paure. Ed è credo il messaggio che cerco sempre di portarvi sul mio canale. Con questo video voglio proprio farvi capire che i limiti di ognuno di noi sono settati in maniera diversa. Per me il limite in bici adesso è qui. Il limite nella mia arrampicata, nella confidenza con le altezze, è qui sotto, meno sottoterra. Vi dico questa massima che ho imparato negli anni: quando sei neofita riesci a goderti ogni singolo sport e ogni singola sensazione molto di più di quando sei professionista. Provare la stessa sensazione di quando sei neofita devi rischiare 100.000 volte di più. E il fatto per me di aver scoperto e aver superato anche questa prima paura, questa ferrata, mi può dare confidenza per provare magari a farne altre, aumentare la mia confidenza con le altezze e soprattutto variare e provare un nuovo sport che personalmente non avevo mai considerato, proprio semplicemente perché avevo una paura della Madonna.